C'erano rappresentanti del mondo sportivo, del governo e delle istituzioni locali al convegno organizzato nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino sulla cittadinanza sportiva. Il messaggio condiviso arriva forte e chiaro: la diversità è una ricchezza e ai figli di immigrati nati in Italia vanno riconosciuti gli stessi diritti dei cittadini italiani anche nell'accesso alle discipline sportive. Beh, una bellissima iniziativa in una città che ha dato la cittadinanza onoraria ai figli degli immigrati in attesa di una legge che non c'è e che ci dovrebbe essere al più presto, quella dello Ius Soli: chi nasce nel territorio italiano è cittadino italiano. Il Parlamento non legifera da questo punto di vista, non riesce a colmare questa lacuna vergognosa. In questa città invece c'è la cittadinanza onoraria ai figli degli immigrati, è una città che dice parole chiare sull'uguaglianza dei cittadini. La parola chiave dunque è integrazione, che va garantita nello sport come a scuola. Quasi 1 milione di stranieri, ha sottolineato il sottosegretario all'istruzione Marco Russidoria, ogni giorno studiano e si allenano con i ragazzi italiani, ma per loro è molto più complicato partecipare ai campionati sportivi. Da qui dunque l'impegno a sottoporre la questione al presidente del Consiglio Enrico Letta per semplificare le procedure di accesso alle competizioni italiane. Sono stato molto contento che un autorevole rappresentante del Parlamento, della settima commissione, fosse qui, che ci fosse il sindaco. Io farò la mia parte. È un tema importante, è un tema che merita. Non è molto tollerabile, anzi non è per nulla tollerabile, che dei ragazzi che crescono insieme e che stanno a scuola insieme, questo ho voluto dire, perché la scuola già lo fa questo. La scuola c'ha la medaglia d'oro su questo, 800.000 ragazzi tutte le mattine, e invece lo sport non ci riesce perché ci sono le cose che abbiamo sentito, e quindi dobbiamo lavorare fortemente in questa direzione.